scienza, oltre al giornalismo, oltre il senso del ridicolo, oltre tutto. Sì. Burioni, ma lei ha un vaccino contro questi governanti? Ma non... Che io mi sento male. Non c'è bisogno. Mi sento male, non ce la faccio più. Credetemi, non ce la faccio più. No, si contenga, sono distrutto. Giordano, però noi la richiamiamo, lei però si calma. Ma io sono calmo, però io non ce la faccio perché io continuo a vedere delle cose e impazzisco. Mi dicono che sono impazzito, che da qualche tempo faccio delle cose al limite della decenza, che sono un ipocrita, sì, che è tutta una finta, che in realtà nella vita io parlo così. No! Basta! Non è vero. Basta, non ci credo, non ne posso più. Ma come facciamo, scusate? Ma è inquietante questa cosa qua. E tanti così si fanno illazione, tutti dicono, ma tu poi quando sei con i tuoi bambini... Ma lei come la voce così? Ma non è vero! Io sono un professionista! Che di fronte, certe cose non possono impazzire. Allora, Donato, mi fai vedere la prima grafica? Donato, chiama Fabrizio il nostro... Tutto questo grazie a questo gruppo qua di governo. Tanti di vicolo grazie. Eccolo qua! Non è leggermente... Quanto ci fanno ridere, ci fanno ridere. Intanto le industrie chiudono, i nostri imprenditori sono costretti a spostarsi fuori dall'Italia, andarsi a corrompere all'estero, giusto? No. Grazie. No. Ditelo voi insieme a noi. A chi? A questo governo? Brutto, brutto, brutto. Vai col sottopancia. Allora, la situazione in realtà è molto complessa. Per esempio, oggi si è fatto un gran parlare, che la verità la voglio vedere, la voglio toccare, la voglio leccare per poi rendervela biasciata, così capite. Allora, il caso dell'Ilva di Taranto. Allora, sì, è successa una cosa incredibile e ne parliamo con una protagonista. Mi date un microfono? È lì, guardate questi vecchi, mi fanno tenerezza. E il governo si gira dall'altra parte, guardate, vengono qui per un pezzo. Ma se la prendi anche con dopo, tutte le volte. Su. Chi sono questi signori che sono... Allora, come siamo? Eravamo il protagonista. Signore, mi dica, questa è la signora Ilva. Signora, da dove viene lei? Ilva di nome. Taranto. Ma no, bene, non è Ilva di Taranto. Non è quella l'Ilva di Taranto, Giordano. Ilva di Taranto, signora, lo dica, come ha fatto le prove? Bene, col microfono, bene. Lei è di Taranto. Sì, di Taranto. Cosa è successo? Ce lo dica. Ma guardi. Fermi. Ma guardi, io ho una signora che viene a farmi le pulizie. Sì. Mi ha chiesto che vuole fare amicizia. Cosa è successo? Su Facebook con Di Maio, ma lui l'ha rifiutata. Ragazzi, è cavolo! Ma non è... E poi non è tutto, che mi poi l'ha anche bloccata su WhatsApp, vero? Sì. Non c'entra con l'Ilva di Taranto. Venga. Ma cosa fa? Venga qua. Giordano, è forte. Allora, questo è veramente scandaloso. Non siamo mai stati. Voi vedete sempre, naturalmente, il marcio, anche dove non è. Poi portiamo la situazione, che è com'è, è a casa. Lasciamo quest'uomo. Donato, me lo fai vedere? Donato, me lo fai vedere quest'uomo? Non si chiama Donato, Fabrizio. Il nostro regista. Guarda. Salvini ha fatto solo cose. La finestra del Papa. Umilmente si è permesso di dire che si è fatto un gran parlare ai dipendenti dell'Ilva e poi del caso Balotelli. Ma dov'è la verità? Dov'è la verità? La verità è qua, perché noi in esclusiva abbiamo questi signori che sono gli ex compagni delle giovanili di Balotelli. Ma no, è impossibile! Sono molto più adulti di Balotelli, per non dire altro. No. Questo è un tensino, giusto? Allora, questo qui che è un tensino, ci dica la sua esperienza, perché è nero, non è nero. Vabbè. Sentite. Guardi, non passava mai la palla. Sì. E poi votava PD. Ecco! Vabbè, cosa c'è? Questo è Balotelli. Non è... L'attendibilità. Un'altra testimonianza. Sì. Quando andavamo fuori... Sì. Non offriva nulla. Perché? E diceva che gli davano solo 35 euro e nient'altro. Ma questa è un'apologia. E sentite l'ultimo. Questo giocava portiere. Sì, si vede.
A me mi ciullava sempre lo shampoo e le fidanzate. Vedete, non le tiriamo qui! Per favore! Poverini! E poi ci accusano di razzismo! Ragazzi, fermi! È arrivato Conte, ci mette le mani! Piano! Venga via, liberate Fossa Vicchini! Via, via! Che scena è? È arrivato Conte! Siamo una cagata! È un campionato! Sì, e questo ci mette le mani nelle tasche! Ci vuole andiamo qua, dai!